Qui è passata la grande storia, ora vedrete. E quindi ha coinvolto i nostri paesi, ha coinvolto Cigiano, ha coinvolto Civitella, Padialpino, Pievaltoppo. Tutte queste località, Spoiano, hanno vissuto un'epopea di grande valore in tutto il Rinascimento. Di storia di Cigiano. Ora seguitemi e spegnete i cellulari per favore. Tieni su questo. Dove andate? Quanti siete? Un fiorino! Uno spettacolo di teatro itinerante per insegnare ai bambini e non solo la bellezza e la storia delle loro radici. Viaggio nella storia di Cigiano è il progetto portato avanti dall'Istituto Martiri di Civitella ed in particolare dalla scuola elementare di Cigiano Gianni Rodari, finanziato da fondi europei. Far conoscere la memoria, la cultura, la storia, l'arte dei territori della provincia di Arezzo a partire proprio dall'eredità del Granduca Leopoldo, delle acque, quindi la bonifica, i territori per i nostri ragazzi, insegnargli che vivono nella terra più bella del mondo e che quindi devono portare l'onore e la storia di questo territorio con sé dovunque vadano nel mondo. Dopo tanto diluvio, tanta acqua, vidi la terra. Da Noè a Leonardo da Vinci, arrivando al Re, secoli di storia ripercorsi attraverso le voci dei bambini nelle vie del piccolo borgo toscano. I ragazzi hanno messo in scena quello che hanno imparato in mesi di lezioni, lavori ed escursioni. La birbona della merla la volatola per terra. D'aprile esce la vecchia dal covile. D'aprile ogni goccia un barile. Per Santa Croce spiega il grano in la noce. Maggio un fumo per assaggio. Un anno intero di impegno e passione da parte di Silvia Martini, ideatrice e regista del progetto, della Proloco di Cigiano e dell'insegnante Silvia Bindini, come del resto di tutto il corpo docente della scuola. La storia e il valore della comunità con il teatro, che è lo strumento principale per riuscire a unire tutte quante le sapienze. La giornata si è conclusa con i bambini che hanno ballato il Trescone, canto popolare tipico di tutta la Toscana.